perdere il santo. Oddio, dove è finito San Marco? Ma dai, è stata un'impresa tale rubarlo agli infedeli e poi portarlo a Venezia che ora non lo troviamo più. Signor Doge, l'abbiamo nascosto talmente bene che non sappiamo più dove sia. Infatti, come il santo corpo era stato già rubato da loro, dai veneziani, poteva allo stesso modo venire rubato da altri. In più, essendo il santo patrono su cui si reggeva l'autonomia politica di Venezia, questo assolutamente non doveva accadere. Altro che teche di vetro con corpi di santi messi in bella vista sotto l'altare. Era il 1094 e servirono 30 giorni di preghiera di tutta quanta la città per far saltare Marco fuori dal suo segretissimo nascondiglio. Ma come riapparve? Letteralmente tirando fuori un braccio dalla spaccatura nel pilastro dove era stato nascosto in basilica. Ehi, sono qui! E per viverti queste storie a Venezia fisicamente in città, prendi la mia mappa digitale. È una fusion tra Google Maps e il viaggio di scoperta. Basta perdersi a Venezia, è il momento di scoprirla veramente, sta città.